Ciao ragazzi e bentornati a Franz Recensioni. Questa volta parleremo di un gioco che oltre ad aver fatto parlare di sé ha ricevuto moltissime nomination all'E3. Sto parlando del Signore degli Anelli, l'Ombra di Mordor, perciò andiamo a vedere insieme di cosa tratta. Fu qui, alle pendici del Monte Fato, che Sauron, l'oscuro signore, venne sconfitto dall'ultima alleanza fra uomini ed elfi. È qui che per 2500 anni i Ramminghi di Gondor vigilarono contro una minaccia senza nome, che non poteva essere dimenticata. E mentre la forza di Gondor svaniva, il potere e la malvagità di Sauron crescevano nell'oscurità. Quello è un colpo perfetto per uccidere polli. Warner Bros. E Monolith ci portano nella Terra di Mezzo e tentano di farlo in grande stile. Ci troviamo in un lasso temporale che si colloca tra lo Hobbit e la Compagnia dell'Anello, un periodo nel quale Sauron sta preparando il suo ritorno. Il protagonista, Talion, è un Ramingo stanziato presso il Cancello Nero, luogo dove si consumerà una battaglia che inesorabilmente lo vedrà perire insieme alla sua famiglia. Sono gli orchi più forti che abbiamo mai visto. Non sono orchi, sono Uruk. Sono molto peggio e ce ne sono troppi. Fortunatamente, o sfortunatamente, il rituale del nostro carnefice ci porterà indietro dalla morte, accompagnato da uno spirito elfico di nome Celebrimbor, la cui identità vi lascerà piacevolmente sorpresi, ma lascio a voi scoprire quale ruolo ricopre all'interno della storia. Come si spezza la maledizione? Trovando colui che ci ha maledetti, la mano nera di Sauron. Beh, qui si mette male. Non vedi? L'Ombra di Mordor è divertente e sotto alcuni aspetti certamente innovativo. La quantità di movenze per il protagonista è molto ampia e variegata, così come quelle dei nostri avversari. I combattimenti si svolgono in maniera fluida e semplice, regalandoci attimi in cui saremo veramente esaltati dal modo in cui Talion terminerà i suoi scontri contro orchi e simili. Il titolo deve davvero molto a giochi come Assassin's Creed o Batman, dai quali prende svariate caratteristiche mescolandole insieme, il che non è un male e rende il gioco più godibile. C'è da dire anche che delle volte gli input dei comandi non sembrano essere rapidi ed immediati come vorremmo, altre volte potremmo trovarci invece a menare pendenti all'aria nel bel mezzo di un combattimento, causa la mancanza di qualche accortezza. Quindi, per quanti alti ci siano, non mancano piccoli ma pur sempre fastidiosi bassi. Superato questo, c'è da lodare l'innovativo sistema Nemesis. Non avrò pace finché il tuo sangue non scorrerà. Il quale renderà ogni singolo nemico unico. Infatti, lui o loro si ricorderanno di noi se saranno riusciti ad ucciderci, se saranno riusciti a fuggire e così via. Verranno promossi di grado, diventando più ostici da sconfiggere. Insomma, un sistema complesso di gerarchia che fino ad ora non si era mai visto all'interno di un gioco. Benché questo possa essere interessante, ci potremmo trovare nella situazione in cui, causa la nostra prima esperienza, ci ritroveremo a morire diverse volte, regalando ai nemici promozioni ed aumentando la difficoltà nell'affrontarli già nelle primissime fasi del gioco. Un piccolo circolo vizioso che potenzialmente mina la bellezza di questo nuovo sistema. Quanto a potenziamenti e affini, il gioco vanta un ventaglio di abilità che richiederà diverso tempo per essere sbloccate, soprattutto considerando che alcune ci saranno indispensabili per proseguire nella storia, quindi non potremo semplicemente farne a meno. Pensi che sia così facile sorprendermi, eh? No! Non farci male! Chiedigli del gioiello. Che cosa ne sarà?
Lucente signore. Graficamente il titolo risente ancora del sintomo Cross Generation. La differenza tra le cutscene ed il gioco vero e proprio si nota. Ma nel complesso la resa è davvero godibile ed è la presenza di molti particolari a cui gli sviluppatori hanno pensato a renderla tale. Generalmente gli effetti di luce, a parte rari momenti, non colpiscono in particolare. Ma sotto la pioggia, vedere il nostro protagonista con un mantello e bei capelli all'aria che si muovono, dà veramente gusto. Sì, sì, sì! Dobbiamo ritrovarlo e riprendercelo! Zitto! Zitto, tesoro! La recensione termina qui, ragazzi. Un ultimo appunto sul doppiaggio in italiano del gioco. Sebbene la voce data al protagonista non si adatti un granché bene, il restante doppiaggio è di qualità. Il voto è 8 su 10 e noi come al solito ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao!